Buongiorno. Una delle tante domande che mi vengono fatte, che le persone chiedono riguardo gli iris, è come vengono tenuti, come vengono manutentati e puliti durante i mesi estivi o comunque anche nel giardino, come vengono tenuti. Allora, queste sono delle piante di iris in coltivazione. In questo posto le cure sono limitate e vengono ogni 3 anni vengono ruotati di campo, non ricevono irrigazioni, non ricevono neanche concimazioni. Quello che si può fare in questo momento, quando vi trovate delle piante con molte foglie secche e che vi possono sembrare anche sporche e disordinate, limitarvi a togliere il secco. Quindi, come potete vedere, le erbacce, le erbe secche e tutte le foglie che hanno cominciato a seccare delle piante si possono pulire in modo tale che i ventagli principali, vedete, le foglie, il fogliame, i ventagli, la pianta possa prendere luce e possa continuare a nutrirsi. Perché anche se a voi non piacciono, molte persone mi dicono: ma che brutti, nel periodo estivo sono secchi, io li taglio. Questa è una cosa da evitare di fare, perché loro continuano a mangiare, vedete il sole come illumina bene queste foglie, loro si dispongono quasi come i girasoli in cerca della luce, hanno bisogno di questa luce, anche se voi sembrano secchi, loro continuano a mangiare, tutte le bulbose e le rizomatose fanno così, loro mangiano e immagazzinano le sostanze per l'anno dopo, quindi nel periodo estivo è meglio limitarsi a togliere il secco. Se per voi l'iris continua a essere una pianta disordinata e preferite tagliarli con il tagliaerba, con il decespugliatore, come fanno molte persone, forse è meglio anche non piantarli, perché se fate quelle operazioni l'anno successivo potrebbero non fiorirvi. Vi consiglio di accorciare le foglie, di tagliarle solo nel momento in cui voi li dividete e li spostate, li cambiate di posto. Nel periodo estivo limitatevi a una pulizia di questo tipo. Un'altra cosa che va fatta è l'eliminazione degli steli, vedete questi steli qua secchi, che sono gli steli dove hanno fiorito a maggio. Si possono staccare oppure, aiutandovi con una forbice, si possono eliminare dal basso. Questi portano via molta sostanza alla pianta, ancora di più quando alcuni di questi vanno a formare delle capsule con i semi, perché la pianta raccoglie tutte le sue energie e le sostanze per andare a seme. Se voi li tenete puliti così, vedrete che alla volta di settembre già spuntano i lati delle piante e nuovi germogli per l'anno dopo. La divisione delle piante è consigliabile circa ogni 3 anni, quando comunque cominciano a diventare molto invadenti e molto ricchi, tanto da inibire il proprio sviluppo e la propria crescita. E vanno fatte appunto nel periodo estivo. Le concimazioni è meglio farle non subito nel terreno nuovo, ma ogni 3-4 anni. Il concime principe è la cornunghia per gli iris, ma potete usare anche dello stallatico in pellet. Le irrigazioni possono essere anche limitate, di soccorso, oppure possono essere non fatte. È una pianta molto longeva, a crescita indeterminata, che a mio avviso può essere anche eterna, perché vi cresce sempre. È una pianta che necessita di pochissime cure e nel periodo di aprile-maggio vi regala una fioritura indimenticabile. Questo è l'iris, spero di esservi stato d'aiuto in queste informazioni. Buona giornata.